那么这个彩画上面呢，就是主要。
nella città dove lavoravo e nella città che lei ha ricordato, che è Firenze, la famiglia Medici, più o meno nello stesso periodo della costruzione della città proibita, risolse il problema della tartaruga così, mettendo sopra alla tartaruga una vela, che era il motore dell'epoca, che era la Ferrari dell'epoca, che la tartaruga con la vela, che è il segno della saggezza e prudenza, ma anche della velocità, ci aiuti a guardare al futuro. Mettiamo la vela nei rapporti commerciali e veleggiamo verso il futuro, mettiamo la vela nei rapporti culturali e, caro Primo Ministro, mettiamo la vela anche nei rapporti tra di noi per fare sempre di più delle nostre nazioni e dell'Europa e della Cina agenti di stabilità, pace e crescita per le future generazioni. Grazie, buonasera a tutti, naturalmente un saluto al Primo Ministro Li Keqiang, al Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Credo che la loro autorevole presenza qui sia un'occasione importante per l'avvio dei lavori del Business Forum Italo-Cinese. Naturalmente ringrazio il collega, il Ministro del Commercio Gao, con il quale ieri abbiamo iniziato a intrattenerci su queste collaborazioni bilaterali. Lo ringrazio per l'ospitalità che ci ha regalato ieri sera. Naturalmente do il benvenuto a tutti, io dirò solo pochissime parole. L'ha ricordato il Primo Ministro Li Keqiang e anche il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, qui parte nuovamente una collaborazione ormai di lunga data fra Italia e Cina. Questo è per noi un mercato, per le imprese italiane che oggi ci seguono numerose, più di 120 imprese hanno seguito oggi questa delegazione, è un mercato di straordinario interesse, di straordinaria importanza. Noi apprezziamo e caro primo ministro Li Keqiang, le faccio i miei complimenti per aver anche saputo dare questo piano di programmazione economico-industriale che noi credo cercheremo di seguire con molta attenzione, e su quei 5 settori strategici noi cercheremo di convergere con molte delle nostre aziende che possono offrire naturalmente servizi ma anche tecnologie di alto valore aggiunto, per cui ci auguriamo che la collaborazione fra i nostri due paesi possa naturalmente accrescersi e migliorare. Credo che ci siano ampi spazi, come ricordava il Primo Ministro Renzi, anche di miglioramento naturalmente delle nostre relazioni. Credo che le aziende italiane oggi possono offrire qui prodotti di alto valore aggiunto con un alto contenuto di tecnologia, soprattutto su alcuni settori molto innovativi e ad alto contenuto di specializzazione, e quindi insieme alla Commissione mista si aggiunge questo importante strumento del Business Forum, e quindi io credo che la parte istituzionale in qualche modo ha dato queste linee guida. Ora naturalmente spetta alla comunità degli imprenditori, naturalmente delle aziende, fare la loro parte e cercare di seguire questo piano di sviluppo, naturalmente augurandoci, come ricorda sempre il Presidente Renzi, che anche il nostro Paese possa diventare sempre più interessante e sempre più attrattivo per molti investimenti cinesi in Italia. Grazie. Caro Primo Ministro Li Keqiang, grazie di cuore per il suo invito, grazie di cuore per l'accoglienza e grazie di cuore per quello che ancora dobbiamo fare insieme, che è la parte più bella. Lo so, non è facile essere paesi con una cultura straordinaria. Lo è la Cina, lo è l'Italia, che sono superpotenze culturali. Voi siete anche superpotenza in altri settori, ma siamo colleghi superpotenze culturali, perché abbiamo una grande tradizione, abbiamo una grande storia, e quando hai una storia così grande non è facile guardare al futuro. Sembra quasi che il futuro non abbia più nulla da dire quando entri
nella città proibita, ti domandi come potrà il mio collega Li Keqiang invitare il suo popolo a fare meglio di quello che è stato fatto in passato. Non è mica facile, però qui sta la grandezza e la bellezza, la stessa che proviamo noi in Italia quando vediamo le opere d'arte più straordinarie, vediamo Roma, Firenze, Venezia, la bellezza dei nostri territori. Pensiamo che la sfida più bella debba ancora venire. E allora per questo motivo io sono grato a tutte le imprenditrici e gli imprenditori cinesi che investiranno in Italia, perché siamo convinti che gli investimenti diretti cinesi in Italia debbano crescere. Sono grato alle imprenditrici e agli imprenditori italiani che scelgono di essere qui non con quella parola profondamente sbagliata che è stata utilizzata, si è parlato di delocalizzazione. Chi viene qui viene a internazionalizzare, cioè a rendere globale il proprio business. Ma sono anche grato a ciascuno di voi se nel corso questo applauso nasce da questa azienda, caro primo ministro, era tutto preparato a tavolino. Credo che sia assolutamente fondamentale che noi prendiamo sul serio l'invito del primo ministro Li Keqiang e l'accordo che abbiamo fatto. Allora, nei prossimi mesi abbiamo il vertice di Milano, abbiamo il semestre dell'Italia alla guida dell'Europa, abbiamo l'Expo sul grande tema del cibo, della sicurezza alimentare, dell'investimento nell'agroalimentare. Abbiamo tante cose da fare e abbiamo anche da fare un miracolo, che è quello che ha spiegato molto bene il mio collega e amico: tenere insieme un cavallo e una tartaruga. Tenere insieme il cavallo e la tartaruga significa avere prudenza, essere saggi, essere longevi e anche saper correre. Capire che nel mondo che cambia possiamo e dobbiamo correre. Per tutti questi motivi, a nome del governo italiano, a nome del popolo italiano, ringrazio per l'accoglienza di questa visita di Stato. Assicuro l'impegno dell'Italia e dico agli imprenditori del Business Forum: beh, adesso tocca a voi, lo dico ai co-presidenti, lo dico ai membri del Business Forum, adesso dobbiamo far vedere quello che valiamo. E io sono assolutamente convinto che con quella fantasia cui faceva riferimento il primo ministro Li Keqiang saremo in grado di scrivere non soltanto una pagina di passato, ma anche di scrivere una pagina di futuro. E scrivere il futuro è ancora più bello che scrivere il passato. In bocca al lupo a tutti noi.